Diamo la buona giornata al presidente di Cassa Forense, Nunzio Luciano. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno a voi, buon lavoro. Allora, riparte il mondo della giustizia, riparte l'avvocatura, chiaramente dopo mesi assolutamente difficili, ma di fronte a noi non solo quelli dietro sono stati difficili, saranno difficili anche quelli che almeno ci porteranno alla fine dell'anno, alla fine del 2020. Cassa Forense come intende affrontarli? Intanto io auspico che sentivo l'altro giorno una notizia che i dati sulla produzione industriale iniziano a crescere e quindi nel prossimo trimestre dovremmo avere dei segnali di ripresa. Ci dobbiamo augurare anche che la pandemia venga contenuta come, e che sia stato solo un fenomeno dovuto all'effetto vacanze, perché se i dati riprendono piano piano a crescere con le difficoltà che tutti sappiamo, dobbiamo anche poi iniziare a guardare un attimino con ottimismo, perché sappiamo che noi per far crescere l'economia ci vuole anche un po' di fiducia, quindi non basta solo e sempre lamentarsi, ma dobbiamo anche tutti quanti rimboccarci le maniche per affrontare questa che sarà una nuova fase che in qualche modo ha cambiato e sta cambiando il mondo intero praticamente. Quindi dobbiamo e ci dovremo sempre di più attrezzare per rispondere anche con gli strumenti tecnologici, con l'innovazione, a quelle che saranno le nuove necessità dettate da quello che ci aspetta. Quindi, sotto questo punto di vista, ecco, l'invito che mi permetto di fare è anche nelle mille difficoltà che abbiamo, se ci sono dei segnali positivi, interpretiamoli bene, perché altrimenti, voglio dire, questo non deve assolutamente accadere. E ci sono segnali positivi, ad esempio, per quanto riguarda la contribuzione dei legali, degli avvocati a Cassa Forense? Guardi, io diciamo c'è un segnale positivo che lo voglio interpretare con cauto ottimismo. Il 37 fine luglio scadeva la rata in auto di liquidazione, che era una rata importante di raccolta di molti milioni di euro per cassa che poi venivano investiti diciamo, fatti vari investimenti che producevano come dire, i nostri profitti per pagare le pensioni future. Bene, il dato positivo c'è che nonostante si operasse la sospensione rispetto all'anno precedente, solo abbiamo avuto un incasso ridotto del 20% sostanzialmente. Quindi che significa? Che l'80% di quel 100% che l'anno precedente aveva pagato le contribuzioni e non c'era il Covid, ha ritenuto di effettuare il pagamento non valendosi del periodo di sospensione. Quindi è un dato che io leggo con cauto ottimismo, sicuramente le vere ripercussioni le avremo negli anni successivi, perché è così e accadrà su tutti i mercati, però è un dato che io mi permetto di offrirvi e di interpretare in maniera cautamente ottimista, diciamo. Ecco, Presidente, si va comunque verso una riforma degli enti previdenziali e quindi anche di cassa. Voi avete una commissione speciale che si occupa di questo. Sì, lei ha messo tu hai messo diciamo così, il dito sul posto, un problema importante. Cioè, noi abbiamo istituito da subito una commissione speciale, composta alla fine da un quarto del comitato dei delegati, che sta lavorando alla riforma. Il tema è se passare soprattutto al sistema contributivo. Siamo pronti, io ritengo, stiamo lavorando e quindi io spero in tempi rapidi, con quelli che sono naturalmente i necessari passaggi tecnici richiesti dal Comitato dei Delegati e quindi tutti gli approfondimenti fatti da diciamo, sia il nostro esperto esterno sia i nostri uffici attuariali. Infatti avremo in questo mese lavoreremo alacremente, così come nel mese d'ottobre con la Commissione, che potrà presentare un progetto, diciamo, che tenga conto un po' di quelle che sono le necessità che si palesano in questo momento. E quindi l'idea è anche quella, tra le idee c'è quella di passare al sistema contributivo con l'eliminazione dei minimi. Quindi è un problema che ci siamo posti da subito noi, non è che ci hanno posto altri che prendono e vogliono prendere questa bandiera. Ogni tipo però di sistema, lo voglio ricordare a tutti, ha i suoi pro e i suoi contro. Ci sono casse, per esempio, che
che sono al sistema contributivo e non hanno una sostenibilità come la nostra. Il sistema contributivo è forse, da un punto di vista, il sistema più giusto, perché tanto pago, tanto prendo, però la solidarietà nel sistema contributivo è diversa rispetto alla solidarietà che può avere nel sistema oggi retributivo, quella solidarietà che ci consente oggi di dare tutta una serie di risposte. Mi rendo conto però che i tempi cambiano, anche certe previsioni fatte 2 anni fa avevano un senso, oggi il Covid, ma non solo il Covid, anche noi abbiamo visto quello che sta succedendo con gli esami di Stato, cambiano le previsioni, quindi uno deve essere in grado di interpretare questi cambiamenti nel più tempo, in breve tempo possibile. Un'idea che si sta, diciamo, io penso che possa in qualche modo trovare, non dico accoglimento perché non sta a me decidere, sarà il comitato, sono sempre molto cauto perché poi qualsiasi cosa dico viene criticata, però un'idea è quella anche che porta a una rivisitazione dei contributi minimi, ma naturalmente io voglio ricordare a tutti in maniera chiara ma anche in maniera logica che il pagamento della prestazione pensionistica finale viene alimentato dai contributi versati. Se uno versa 20.000 contributi entro tutta la vita lavorativa, 20.000 euro di contributi entro tutta la vita lavorativa, si vedrà ovviamente penalizzato perché versa poco e prende poco. Poi è chiaro che noi ci dobbiamo occupare anche di dare ai più deboli un'assistenza e una solidarietà che noi facciamo in maniera copiosa, che però purtroppo mi rendo conto poi quando applichiamo il criterio reddituale rischia di finire sempre alle stesse persone, no? Perché questo è un altro tema e non ci dimentichiamo che poi questa solidarietà è possibile se ci sono dei contribuenti che versano molto e prendano di meno, perché sennò altrimenti i soldi per fare la solidarietà non ci sono, voglio dire. Quindi questo è un altro tema di cui dobbiamo tener conto, perché adesso, diciamo, col Covid sicuramente sono colpiti, diciamo, i più deboli, ma sono colpiti anche, per esempio, i grandi studi legali, che sono i nostri grandi contribuenti che generavano grosse entrate e attraverso questo sistema nostro solidaristico per cui pagavano, adesso non entro nei dettagli delle varie norme che ci sono, pagano di più per prendere di meno. Certo. E quel di più che pagano e che noi non gli restituiamo serve... Andava in solidarietà. Infatti. Solidarietà. Se io passo al contributivo posso anche dire una parte te la prendo, però non posso dire ti prendo tantissimo, perché ci vuole anche una correlazione tra i contributi che versi e i contributi che paghi, voglio dire. Quindi bisogna prestare molta attenzione, anche perché secondo me un po' di confusione, quindi se tu mi consenti la chiarisco, che molti pensano di non pagare nulla e poi di prendere una pensione minima. Non è il nostro compito questo, cioè lo Stato che deve intervenire in questi casi, anche perché noi non possiamo prendere i soldi di chi versa e darli a chi non versa nulla sostanzialmente, se no altrimenti chi versa dice io sto pagando, ma in tutti i sistemi è così, non è? Anzi il nostro, se posso permettermi, è il sistema che ha una forse la più grande solidarietà rispetto a tutti gli altri sistemi. Quindi noi procediamo valutando tutto, però un'idea è quella che può avere, può trovare accoglimento, ma non perché lo dicono gli altri, perché sarà necessario farla, è quella di eliminare, di abbassare, adesso si vedrà, sarà il comitato, ripeto, a decidere la contribuzione minima, di rivederla quantomeno per rendere più tollerabile, soprattutto in questo momento, nei confronti di colleghi che sono in grande difficoltà, però è chiaro che problema poi si porrà dopo, perché se non versi nulla prenderai nulla. È vero che oggi si pensa a quello che succede domani mattina sostanzialmente, per cui è un problema però a me è capitato molto spesso
in giunta di vedere i colleghi, perché noi già ce l'abbiamo il sistema con la contribuzione minima, col contributivo sostanzialmente. E oggi in una parte di colleghi che si è avvalso di questo tipo di sistema, soprattutto colleghi che vengono, diciamo, da esperienze passate, oggi prendono veramente pochi soldi. Ma in questi casi però è anche vero che hanno versato pochissimo, quindi è anche normale questo sostanzialmente. Adesso vediamo, la commissione è ben animata e io penso che potremo dare risposte in tempi rapidi ai colleghi per evitare questo, di andare incontro a quelle che sono in questo momento le loro necessità. Però ripeto, se si pensa che poi abbassando la contribuzione domani si possa avere tutta la solidarietà del sistema, si possa poi prendere una pensione tra virgolette adeguata, è follia, perché non è possibile, non è sostenibile, non è che uno non lo vuole fare, non è proprio sostenibile. Però capisco che oggi diciamo ci siano delle battaglie di populismo e di demagogia che vanno in questa direzione. Oggi dire al cittadino non pagare le tasse e avere i servizi è una cosa che in questo momento può trovare, diciamo così, molto consenso sostanzialmente. Poi se ecco, uno... perché lei infatti, Presidente, dalle sue parole io mi rallaccio a due elementi. Attacchi agli enti previdenziali, a Cassa Forense, arrivano sia dal mondo della politica sia dal mondo stesso forense, perché venerdì scorso c'è stata una manifestazione di piazza contro l'iscrizione obbligatoria alla Cassa e contro il contributo minimo. Due posizioni, politica e mondo forense. Ma politica, l'attacco del mondo politico... Sinceramente io non ho visto nessuna forza politica che ha preso una posizione contro gli enti di previdenza. Sono fondazioni private che hanno una loro sostenibilità. La nostra, quando era pubblica, non aveva sostenibilità. Se lo facesse la politica, io ritengo che sbaglierebbe grandemente, perché noi svolgiamo e lo dimostriamo con fatti concludenti, svolgiamo una funzione sociale che non è in grado di svolgere lo Stato, e lo facciamo soprattutto attraverso un sistema di equilibrio nel quale ci aiutano i contribuenti più forti. Quindi svolgiamo una funzione di assistenza. Anche perché l'INPS ha i suoi grossi problemi, Presidente. Penso proprio di sì, non sta a me dirlo. Se si fa un raffronto, sono disposto a farlo su qualsiasi tavolo, tra quello che dà l'INPS e quello che diamo noi, non c'è alcun paragone da fare. Se lei pensi, per esempio, che dille una, adesso la banca dati giuridica, noi il 7 febbraio, se non sbaglio, abbiamo firmato la convenzione speciale tra Cassa e il Ministero della Giustizia, abbiamo aperto un tavolo e possiamo dare la banca giuridica della Cassazione a tutti gli avvocati italiani, che mi risulta che abbia un costo, noi gliela vogliamo dare gratuitamente. Speriamo di iniziare subito la fase di sperimentazione, perché ci sono dei problemi tecnici non legati a Cassa Forense, che è pronta subito e ha messo a disposizione anche il suo apparato tecnico per risolverlo. Noi ci sostituiamo sostanzialmente diamo delle misure alternative anche ai colleghi che gli consentono di ridurre i costi della professione. Io voglio ricordare a tutti che lo Stato ci ha chiesto di anticipare il bonus, l'abbiamo anticipato, ci è stato rimborsato solo la prima rata, ci deve essere rimborsata la seconda rata di aprile e maggio, e voglio ricordare a tutti che quelli sono soldi sottratti agli avvocati che devono essere investiti, perché dai rendimenti che noi realizziamo pagheremo, abbiamo la sostenibilità del sistema e pagheremo le pensioni future. Voglio poi ricordare tutte le misure assistenziali che l'INPS non è in grado di fornire, tutti i bandi straordinari per l'erogazione di contributi per i canoni di locazione, erogazioni di contributi per gli strumenti informatici. Abbiamo un successo perché abbiamo avuto il doppio delle domande. Stiamo provando se abbiamo la possibilità di rifinanziare il bando straordinario per assegnazione di contributi forfettari, il contributo per il contagio Covid, finanziamento sugli ordini forensi per i progetti Ripartiamo in Sicurezza, sta avendo questo un grande successo, i contributi agli ordini forensi, soprattutto quelli più colpiti,
le convenzioni bancarie per il credito agevolato, l'assistenza sanitaria attraverso una serie di polizze, la rimodulazione delle rateizzazioni con la forense card, poi vi dicevo la banca dati, cioè io non penso che l'INPS possa fare tutte queste cose o faccia tutte queste cose per i suoi iscritti. Noi lo stiamo facendo attingendo a dei fondi che avevamo messo nel tempo e occultamente avevamo messo da parte grazie al contributo, ripeto, soprattutto di coloro, dei grandi contribuenti, quindi se uno poi vuole ritornare all'INPS e pensa che tornare all'INPS significa ottenere anche tutte queste cose, secondo me sbaglia di grandi. Chi lo fa, secondo me lo sa bene, lo fa, a mio avviso, guardi, per desiderio di apparire, per populismo e demagogia, anche perché... Lei sta rispondendo così anche alle voci contrarie che si stanno levando dal mondo dell'avvocatura, nei confronti di Cassa Forense, dico. Dal mondo della... dell'avvocatura. Ma dal mondo dell'avvocatura, io registro, perché io sono abituato a confrontarmi con i fatti. Allora, io innanzitutto rispetto tutti, rispetto anche... chi praticamente rappresenta piccole associazioni, abbiamo dimostrato anche in passato di poter, di volere ricevere chi più di me. È chiaro che io non posso più interloquire con persone che in qualche modo calunniano, in qualche modo ci denunciano, in qualche modo dicono una serie di falsità, propongono istanze che non hanno alcun senso, per i quali il Consiglio di amministrazione ha deciso anche di intervenire a tutela dell'ente. Purtroppo la giustizia è lenta, i risultati li vedremo dopo, ma con molta calma, anche perché ognuno di noi è a conoscenza di quelli che sono i tempi della giustizia, che io sono contro, tra l'altro, lo strumento giudiziario in questi casi laddove è possibile, però quando in qualche modo, diciamo, l'atteggiamento è ripetuto, si dicono delle falsità, noi ovviamente siamo tenuti a difenderci. Poi se qualcuno pensa che possiamo interloquire ancora con, diciamo, con alcuni soggetti, questo diventa difficile quando si creano questo tipo di situazioni, anche perché io non posso accreditare nessuno più ormai e non posso interloquire con persone che si comportano in una certa maniera. Io però, ripeto, continuo a rispettare tutti, rispetto le opinioni diverse, però penso che quando ci sia una critica, la critica politica debba essere fatta in un certo modo, deve essere fatta nella maniera più giusta. Siamo avvocati, ogni tanto vedo colleghi che giustamente esaltano il valore della toga. Io penso che molti, alcuni, sono pochi, perché sono pochi, per resto, guardi, siamo 245.000 avvocati. Mi sembra che gli ultimi eventi, quando lei parla di diciamo, numeri che possono farci considerare diciamo, importanti anche certi eventi, oggi ci dimostrano il contrario, ma non lo dico io, lo dicono diciamo, le cose che sono accadute in piazza, voglio dire, no? Per cui io rispetto i 40, 50, 60 che hanno ritenuto, rispetto anche la loro voglia di cambiare, però mi hanno insegnato che il cambiamento va fatto, ma va fatto sempre con razionalità, perché non sempre il cambiamento porta a cose migliori. Ecco, per cui continuerò a rispettare l'opinione, diciamo, di queste persone, però lei si renda conto, se io divido 245.000 avvocati per 50, io non so quanti siano, quali dovrebbero essere i miei interlocutori. Noi dobbiamo pensare anche a gestire un ente importante che si trova in difficoltà, perché si trova in difficoltà la categoria dei liberi professionisti, ma del sistema paese. Rispetto ai 50 e gli dico che possono fare anche battaglie contro personali, perché io le sto subendo molte, ed è così, voglio dire, lo dicono anche i fatti, lo dicono i ricorsi che presentano, eccetera, e quant'altro. Per cui ci stiamo difendendo e ci difenderemo, perché il nostro non è un atteggiamento di attacco, no? Qualcuno lo vuole far passare come se noi, io proprio 40-50 persone ci voglio parlare, li considero, io spesso ricevo
diciamo anche richieste da parte di colleghi personali che mi chiedono di intervenire in alcune situazioni. Io, quando posso, nei limiti del lecito e possibile, intervengo. Però diciamo così, l'avvocatura o chi in qualche modo si fa o si potrebbe far strumentalizzare da certi atteggiamenti, si dovrebbe iniziare a chiedere come mai siamo sempre gli stessi che continuano a fare questo tipo di battaglia. Secondo me c'è anche un problema di acquisire della visibilità che poi si tramuta però anche in situazioni come quelle che abbiamo visto, in cui i numeri dicono quando contino queste persone. Questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Con questi io sono disposto in qualsiasi momento, attenzione, a interloquire, però devono cambiare i toni, devono cambiare gli atteggiamenti, perché a me sembra che noi non facciamo minacce, ma noi le riceviamo. Siccome vi hanno insegnato che quando rivesti posti di responsabilità devi accettare tutto, io sono disposto ad accettare tutto, anche a volte, le posso dire, non voglio fare la vittima, ma le assicuro che è così, come dire, atteggiamenti gravi nei miei confronti personali, per i quali ad oggi io non ho deciso di intraprendere alcuna strada giudiziaria, ma mi riservo, avendo abbondante documentazione, che quando mi scadrà il mio mandato io possa pensare di intraprendere eventualmente azioni a difesa della mia professionalità, perché io, prima di essere presidente di Cassa Forense, sono un avvocato e continuerò a fare, per fortuna, l'avvocato. Quindi massimo rispetto per tutti, però Cassa Forense in questo momento ha anche un atteggiamento di fermezza nei confronti di coloro che dicono, ripeto, delle cose non corrette, inesatte, delle falsità, che espongono diciamo un'istituzione così importante ad un grave diciamo danno, che non è solo è anche morale, di cui noi terremo, il consiglio di amministrazione sta tenendo ovviamente conto, anche perché poi le persone che, diciamo, che si comportano in una certa maniera sono sempre, guardi, se le godo sono sempre gli stessi, voglio dire, per cui però io mi auguro e sono fiducioso che poi questo atteggiamento, sai, il momento di grande difficoltà si presta. Io non le nascondo che è facile nei momenti di difficoltà avere anche dietro affermazioni non vere, tirarsi dietro altre persone, perché quando si è in difficoltà tutti quanti salgono sul carro del populismo e della demagogia. Mi sembra però che il risultato non ci sia stato, non sia stato raggiunto, e per cui io penso che l'avvocatura, quella sana, quella che non protesta, quella che paga regolarmente i contributi, che crede nel sistema attuale, che poi dobbiamo modificare e cambiare, come dicevo all'inizio, perché sono in atto tutta una serie di cambiamenti, sia assolutamente la stragrande maggioranza. Se calcolo, io penso oltre il 95-98%, adesso ti dico dei numeri a caso, ma per dire, ecco, se vado a fare conto dei numeri dei contestatori, quelli che si dicono che sono contestatori, poi alla fine sono numeri visibili. Noi invece dobbiamo affrontare ogni giorno tutta una serie di problemi, perché per esempio abbiamo oltre 10.000 colleghi che si servono della polizza sanitaria grandi rischi e grandi eventi morbosi, che la utilizzano, che ne ricevono un grande vantaggio. Certe volte questa polizza non funziona sempre bene, dobbiamo intervenire con il nostro ufficio, dobbiamo intervenire noi personalmente, perché ci sono gravi casi umani che dobbiamo affrontare e risolvere. Purtroppo, anche di fronte a tutti questi problemi che abbiamo, il recupero delle risorse dallo Stato, perché, ecco, io mi sarei aspettato anche interventi di dire allo Stato, perché non provvedi a pagare immediatamente quelle che sono state le somme anticipate, eppure non sono state poche. So che qualcosa, per amore di Dio, si sta muovendo, è un periodo difficile per tutti. Io penso che se riusciamo a rimanere coesi in questo importante momento, si può fare qualcosa. Quando al futuro dell'avvocatura, ecco, visto che lei, già, Cassa Forense ha fatto tutte le cose che le ho detto prima, quello che si può fare, io penso che noi dovremmo fare qualcosa in più, un po' tutti, di investire in una nuova formazione dell'avvocatura. Si apre un mondo, un nuovo mondo,
questo mondo è fatto di una serie di nuove opportunità, ci potrebbe e ci sarà, io sono convinto, grandi bisogni di servizi legali, non lo dico io, lo dice la Commissione europea, su una Commissione europea qualche anno fa lo diceva sulla formazione, oggi vale sempre di più. Noi dobbiamo stare attenti ai cambiamenti, dobbiamo provare a investire, ad esempio quando si parla di welfare attivo, anche molte nostre risorse su le nuove materie che possono essere di grande appeal e possono creare delle grosse opportunità dei colleghi, perché poi la cassa ha motivo di esistere se il PIL dell'avvocatura cresce sostanzialmente. Se salta tutto, non è che saranno i contestatori a far saltare il sistema. Se l'economia va a picco tutto il sistema sostanzialmente. Allora, assolutamente. Ci sono delle materie di grande appeal, ce ne saranno. C'è il tema della piccola e media impresa, l'avvocato d'impresa. Ecco, un'idea di fare dei corsi che diano delle indicazioni e vadano in questa direzione con tutti i protagonisti dell'avvocatura potrebbe essere quella sana, quella vera, quella non fatta di populismo e demagogia. Io conosco tanti presidenti di associazioni che hanno migliaia e migliaia di iscritti, che so si sono stanno vivendo anche loro, con i loro iscritti, momenti di grande difficoltà. Ci sono le istituzioni dell'avvocatura che dovrebbero, ecco, meglio coordinarsi per rispondere appunto a tutti questi problemi. Bisogna farlo, come a mio avviso lo stiamo facendo, prendendo anche tanti schiaffi in faccia, perché ne pigliamo tanti, ti assicuro che ne pigliamo in faccia, però poi il giorno dopo dovrebbe ripartire con assoluta umiltà, ma nello stesso tempo anche con assoluta decisione, perché i problemi non si risolvono strillando e gridando, ma si risolvono praticamente cercando di trovare delle soluzioni che a volte obiettivamente sono anche impossibili, perché Cassa Forense non è che può risolvere il problema del lavoro. Il problema del lavoro è un problema che riguarda il sistema paese, riguarda il sistema, anzi, mondiale, non solo quello europeo. Allora, dobbiamo sperare, ad esempio, su Recovery Fund ci sono tutta una serie di opportunità. C'è l'opportunità, io mi auguro, di utilizzare anche meglio i fondi dell'Unione Europea. Abbiamo una commissione che studia queste cose, si possono creare anche nelle varie regioni tutta una serie di opportunità, perché io ritengo che i problemi dell'avvocatura, delle libere professioni, ma del sistema paese non si risolvono con misure tipo il bonus, che possono avere una validità in quel momento, sì, o con altre misure. Si risolvono cercando di far ripartire il paese, l'economia. Se riparte la piccola e media impresa, riparte il mondo delle libere professioni, si aprono delle opportunità, proviamo a cogliere insieme, perché insieme lo possiamo fare. Grazie a Nunzio Luciano, presidente di Cassa Forense. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Grazie a voi, buon lavoro a voi.